Sembra un locale aperto e affollato, con gente in piedi e seduta ai tavoli. Invece è tutta una finzione. Il ristorante Vecchia Osteria di Marotta ha voluto provocare così le istituzioni, mettendo in scena una normale serata all'interno del locale con l'aiuto dei manichini. In Italia sono centinaia gli imprenditori che hanno sfidato il DPCM e aperto le proprie attività per protesta anche a cena, rischiando multe o addirittura la chiusura. Ma c'è anche chi ha fatto di più in maniera diversa, che ha voluto dimostrare in modo insolito e bizzarro che nonostante il periodo di difficoltà e la necessità di lavorare, la categoria è sempre pronta a rimboccarsi le maniche e a ripartire. Simone, una trovata originale come forma di protesta silenziosa. Quando ha posizionato questi clienti modello nel suo ristorante? Allora, tutto è nato il pomeriggio del 30 marzo, e perché poi mi è venuto in mente che il giorno dopo sarebbe stato, se da lì sarebbe stato il 1 aprile, quindi doveva essere all'inizio uno scherzo. Poi ho detto, cavolo, questa è una bella forma di protesta perché comunque non è così dissidente e rimane silenziosa, però sicuramente si farà notare, specialmente la notte che abbiamo deciso di lasciare le luci accese. E ha suscitato curiosità anche nei suoi concittadini? Allora, ha suscitato molta curiosità, l'ho fatta uscire sulla mia pagina Facebook e abbiamo avuto un sacco di like, quindi anche un sacco di complimenti. Questa cosa mi ha fatto molto piacere. Qual è il messaggio che vuole lanciare con questa forma di protesta? Il messaggio è che siamo veramente stanchi di non poter fare il nostro lavoro, di avere i nostri locali vuoti, oltre a tutta la situazione economica che lasciamo perdere, che ovviamente è un disastro, però non tocchiamo quella parte lì, e che non ne possiamo più di stare a casa. Abbiamo bisogno di lavorare, ma bisogno di stare con i nostri clienti, perché c'è proprio bisogno. Non si può fare questo lavoro e non avere i clienti, un rapporto con i clienti, a parte il sacchettino d'asporto che lascia un po' il tempo che trova, insomma. Simone, infatti, come tanti colleghi, continua a lavorare con l'asporto e le consegne a domicilio, ma anche così, ci ha raccontato, è dura arrivare alla fine del mese. Qualche piccolo sostegno è arrivato dal governo con 9.000 euro in un anno, una cifra comunque non sufficiente a coprire le perdite. Avete quantificato le perdite? Allora, sinceramente, più o meno sì, sono dei numeri molto... molto importanti, non ho quantificato la cifra ben precisa perché non voglio starci male, quindi non so dare una cifra ben precisa, ma comunque molto molto è alta la perdita. Crede che riuscirete ad aprire prima della fine del mese? Non lo so, si parlano di queste aperture, però secondo me il 1 maggio ce lo faranno saltare sicuramente. La mia paura è che salti anche il 2 giugno, che poi è un bel ponte, ovviamente per non avere troppa gente in giro, probabilmente faranno, però non lo so. Per quanto tempo lascerà ancora i manichini? Beh, li lasceremo ancora per un po', perché abbiamo bisogno di compagnia, quindi un pochino li lasceremo, che sono al bancone, quindi adesso noi lavoriamo nella parte dentro, ovviamente la veranda è chiusa, quindi non si può accedere, li lasciamo da soli di qua, però almeno ci fanno un po' di compagnia.